Ok, questa giornata è dedicata alla coordinazione. Questo perché nel Jiu-Jitsu, quando noi lottiamo, siamo sempre in movimento, quindi sono sempre movimenti dinamici che non dipendono solo da noi, ma dipendono anche dal nostro avversario. Quindi questi movimenti ci aiutano non tanto per la tecnica o per poter finalizzare l'avversario, ma tanto per capire il nostro corpo, dove si trova in quel momento e cosa possiamo fare per recuperare magari la posizione e metterci in una posizione dove siamo più al sicuro, in poche parole. Quello che dovremmo fare è semplicemente metterci in questa posizione, quindi siamo con il piede destro, il sinistro appoggiato, mano destra appoggiata e gamba destra allungata in avanti. Qua dobbiamo fare questo tipo di movimento. Dobbiamo dare un calcio verso l'interno, ok? Quando arriviamo quasi a contatto con l'altra gamba, saltiamo, ok? Quindi 1, 2, 1, 2. Questo per capire com'è il movimento. Poi, quando abbiamo capito come funziona, dobbiamo continuare a fare il giro, quindi faremo questo. 1, 2, continuare. Facciamo dall'altra parte. Da qua faccio 1, 2, 3. Ok, questo era il primo movimento. Come avete visto, dovete aiutarvi con le due mani. Ok, quando arrivate qua e saltate, dovete aiutarvi con le due mani perché avete più stabilità. Ok, potete farlo solo con una mano, però all'inizio è un po' più, diciamo, faticoso. Con due mani avete un appoggio molto più sicuro. E poi potete farlo anche al contrario, quindi da qua fare in questo modo. E stessa cosa si può fare dall'altra parte. Quindi uno, due. Ci sarà sempre una parte dove vi verrà meglio, quindi potete girare meglio, avere più controllo, avere proprio quella sensazione di ok, riesco a sentire la posizione è mia. Invece dall'altra parte sentite che non è vostra, che non. Sentite che c'è qualcosa che non va, ma è normale perché siamo abituati a lavorare di più con una gamba piuttosto che con l'altra.